Ciao amici di Sole, sono Fabio Nezza. Il pensiero di oggi è dedicato al nostro non creare dipendenza rispetto a quello che è il nostro passato. Visto che il tempo non esiste, come ho descritto in più video e come ancora meglio di me descrive Einstein e altri scienziati, soprattutto quello che è il mondo della fisica quantistica oggi, più noi ci agganciamo, perdonate il termine, a quella che è la memoria accaduta, un qualcosa accaduto nel passato, più noi diventiamo schiavi di quella memoria. E questa dice, ma più tu mi pensi, più io mi ripresento. Perché il nostro inconscio dice, io creo eventi rispetto a situazioni che per te sono diventate stressanti nel passato, traumatiche. E fin tanto che tu non le hai lavorate, io te le devo ripresentare. Quindi cosa succede? Che qui il cagnolino o il gatto si morde la coda di continuo. Quindi ogni volta che tu risvegli un ricordo del tuo passato, quantomeno quelli sul piano cosciente, o percepisci una sensazione fisica di emozione sul corpo che è spiacevole, comincia a percepire nel tuo addome, nel tuo corpo, una sensazione più piacevole. All'inizio sembra tutto difficile, quasi impossibile. In realtà si tratta solo di creare all'interno del nostro cervello una specie di reazione automatica. È un po' come il primo giorno di guida. Non riesci a capire qual è il pedale, l'accensione e tutto. Poi diventa tutto automatico. Questo è il consiglio che ti do. Un abbraccio da Fabio Nezzak.